perché siamo abituati al tuo rumore, a quello che riesci a fare, a quello che riesci a portare. Sei pronto a dare rumore e in che modo vuoi dare rumore in questa Roma? Sì, è vero, è verissimo quello che stai dicendo. Negli ultimi mesi ho cercato in tutti i modi di isolarmi da tutto per concentrarmi solo ed unicamente negli allenamenti. Ho investito tanto in questa preparazione, sia dal punto di vista fisico, mentale, ma anche economico, se vuoi, rinunciando a tantissimo per concentrarmi negli allenamenti. Adesso è il momento di scendere in pedana e è il momento di fare rumore con i risultati, quindi speriamo sin da subito di fare qualcosa di buono, perché iniziare la stagione con il piede giusto sarebbe una gran cosa. Onestamente sto molto bene fisicamente, tecnicamente, essendo uno sport molto tecnico, ovviamente la prima gara potrebbe mettermi in difficoltà, ma so già di poter fare grandi cose, quindi voglio scendere in pedana con la fiducia di poter fare grandi cose. Vediamo, il supporto e il sostegno dello stadio sarà indispensabile, quindi ancora una volta vorrei invitare tutti quelli che hanno la possibilità di venire allo stadio, perché io sono sicuro che faremo divertire gli italiani questa volta. Ecco, a proposito di questo, siamo a Roma, siamo in Italia, tu sei una delle principali attrazioni di questo europeo, promessa magari di fare uno show dei tuoi, perché la gente se lo aspetta. Ma i show non vengono praticamente mai preparati, indubbiamente quello che cercherò di fare è fare uno show a livello prestativo e di far divertire con le performance. Poi solitamente quando io mi diverto in pedana che salto alto, diciamo che riesco a far divertire abbastanza il pubblico, è una cosa che mi riesce abbastanza bene, diciamo. Quindi dateci una possibilità, venite allo stadio, la mia gara sarà martedì sera, e dateci una possibilità e sono sicuro che non vi pentirete, perché abbiamo lavorato tantissimo per questo anno, per fare dei grandi risultati e ci stiamo ottenendo, quindi ci meritiamo secondo me l'attenzione del grande pubblico in questo momento. E non solo da casa, venire allo stadio e fare il tifo e assistere veramente a quello che possiamo e siamo in grado di fare in quei momenti, e semplicemente anche darci un po' di forza e di energia, farà la differenza. Sono sicuro che nessuno delle persone che comprerà il biglietto, prenderà o troverà un biglietto per strada, perché non sto invitando a comprare, cercate il modo di venire allo stadio, non si pentirà di averlo fatto. Insomma, sogni azzurri, adesso c'è un Sinner numero uno del mondo, voi volete volare in alto, non solo tu, tutta la squadra, hai detto, siete pronti, caldissimi, così. Sì, siamo una squadra che sta dimostrando nel mondo dell'atletica di essere, di poter primeggiare. Ora quello che possiamo fare, l'opportunità che abbiamo con questo campionato europeo in casa, è di dimostrarlo anche ai non esperti al settore, perché in tanti sicuramente si avvicineranno al nostro sport in occasione di questi campionati europei, e sono convinto che noi abbiamo solo da guadagnarci. Quindi tutta quella che è una pressione positiva, e tutto quello che sarà il sostegno del pubblico da casa o in particolare dagli spalti sarà un qualcosa che ci aiuterà anche per il resto della stagione. Ce lo porteremo dentro fino a Parigi e penso davvero che noi abbiamo un vantaggio nell'avere l'europeo in casa nell'anno delle Olimpiadi, perché ci porteremo tanto di questa energia positiva anche a Parigi. Jimbo, quanto è stato importante quello che avete fatto tu, Marcel, e quello che sta facendo Yannick per i giovani, per i ragazzi, per essere un esempio, perché lo sport è anche questo, è un esempio? Bah, onestamente in qualsiasi cosa si faccia, se si è un esempio positivo, se si seguono delle linee guida di etica e di valori, onestamente che sia lo sport, la cultura, la musica, lo spettacolo, il cinema, quel che si voglia, è chiaramente un esempio per i giovani, un buon esempio di impegnarsi in quello che è il proprio talento, l'inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà, il credere in quel qualcosa che vogliamo con tutto il cuore, che magari agli altri sembra impossibile. Questi sono gli esempi positivi che si possono prendere dagli sportivi come Yannick, come altri campioni, come anche Pecco Bagnaia. Quello che sta facendo è allucinante, è un grande amico, quindi ci tengo a citarlo, e sicuramente anche dagli altri mondi. Quindi l'importante è dare un esempio positivo, penso. Marco,